La novella di quest'oggi vede come protagonista Cisti, un fornaio toscano che con la sua furbizia ottenne prestigio nel suo lavoro. Cisti vede di fronte alla propria bottega, vicino alla chiesa di Santa Maria degli Ughi a Firenze, vede passare quotidianamente Geri Spina e degli ambasciatori del Papa Bonifacio VIII. Questo avvenimento lascia sorpreso il fornaio, che decide di far assaggiare il suo vino pregiato a questi nobili. Ed è per questo che, con il gran caldo della città di Firenze, decide di mettersi al di fuori della bottega mentre degusta il suo pregiato vino, in modo da attirare l'attenzione dei nobili e degli ambasciatori, naturalmente. Infatti, nella terza giornata, mentre Cisti sta degustando il proprio vino, gli ambasciatori e Geri, diciamo, si accorgono della sua presenza, ed è per questo che decidono di autoinvitarsi all'interno della bottega di Cisti per degustare questo prezioso vino. Cisti, esaltato e entusiasta di questa presenza, decide di farglielo assaggiare, e loro rimangono talmente tanto esaltati che Geri Spina, quando organizzò un banchetto di commiato, ovvero un banchetto di addio alla città di Firenze, poiché doveva spostarsi in un'altra città, decide di portare il suo vino pregiato al banchetto, in modo da farlo assaggiare a tutti i nobili della città. Geri, dopo aver organizzato il tutto, decide di inviare un servitore da Geri Spina in modo da raccogliere il suo vino e poi portarlo al banchetto. E lo schiavo, quando si presenta di fronte a Cisti, porta con sé un recipiente molto grande, molto capiente. Ed è per questo che Cisti decide di non consegnargli il suo vino pregiato, poiché capì che quel recipiente non era adatto per un vino così pregiato, poiché un recipiente così capiente poteva solamente essere utilizzato per raccogliere l'acqua in Arno, secondo le sue parole. Ed è per questo che lo schiavo ritorna sui suoi passi e ritorna da Geri, che poi gli consegna un recipiente più piccolo e quindi adatto al prezioso vino fatto da Cisti. Successivamente Cisti gli consegna il vino per il banchetto e il servitore torna da Geri con il vino sufficiente per il banchetto. E alla fine della novella Cisti si recherà da Geri per spiegare l'accaduto con il servitore e gli spiegherà che aveva capito che con un recipiente talmente grande lo schiavo voleva diciamo bere il suo vino pregiato, ed è per questo che decise di non consegnargli il vino, dato che un vino di questa importanza non poteva essere bevuto dalla servitù.